Siamo ben trovati, appuntamento consueto con 10 domande 10 in perfetto orario ogni lunedì alle 21, in replica alla mezzanotte, siamo anche su internet tg10.it anche sul profilo Facebook molto cliccato, molto seguito all'indirizzo 10 domande 10. Siamo anche in replica la domenica alle 18, oggi parleremo di scuola, parleremo di buona scuola, parleremo di propositi importanti che si manifestano all'interno di un istituto gelese, parliamo nella fattispecie dell'Istituto Tecnico. Superiore tecnologico Morselli di Via Pitagora a Gera, eh, diretto dall'amica Ina eh, Serafina Maria Letizia Giotta. Buonasera, <ride> ben trovata. Tu. Buonasera, grazie dell'invito. E allora, Ina? Ina, assolutamente Ina. Per quale sì. motivo? Tre nomi, alla fine ne abbiamo scelto uno. Ina. Perché io ho una cugina omonima con la quale siamo nati a 20 giorni di distanza. Quindi mia nonna, sentendo la necessità di dover fare la, la differenza, ha scelto per me che mi chiamassi. Io lo, la, la ringrazio, ha molto gradito questo gesto. Nel e tempo. perché anche gli altri due nomi? Maria Letizia. Eh, Maria, per un fatto ovviamente devozionale, sì. e Letizia per il gusto di mio padre. Intanto le chiedo subito: posso darle del tu? Assolutamente Ci sì. Ci diamo del

Benissimo, io adoro quella scuola, è una scuola fantastica, un corpo docente appassionato, e i ragazzi determinati che, che riusciamo insomma, a condurre, riusciamo a farne emergere i, i talenti e in più occasioni questo è successo nel, negli ultimi due anni. Anche perché ultimamente avete raggiunto un altro importante traguardo. Sì, eh? assolutamente sì. I ragazzi si sono qualificati al secondo posto alle Olimpiadi nazionali di, di robotica. Questo è un concorso che è indetto dal, dal Ministero con una procedura molto selettiva. I ragazzi sono già stati a eh, Roma eh, qualche mese fa in una sede diciamo, di mh, esposizione in cui hanno mostrato la loro idea. Hanno spiegato come questo, questo robottino eh, funzionava, come si sarebbero evolute le sue, le sue azioni. Sono stati selezionati per partecipare alla Kermes che si è svolta a, a Milano. A Milano sono arrivate credo una ventina di scuole e loro si sono eh, classificate al secondo posto Medaglia d'argento. Assolutamente. Assolutamente. E allora Carina, noi dobbiamo fermarci per dare la linea alla regia perché non viviamo solo di pubblicità. Sì. Non abbiamo contributi pubblici, non ti è mai capitato di annunciare la pubblicità. Oggi è questa occasione no. unica. <ride> okay. Pubblicità. Siamo ritornati con Digi Domante 10. Oggi con Somma Maestria. La pubblicità è stata annunciata dalla nostra ospite Ina Ciotta, dirigente scolastico dell'istituto Morselli eh, che sorge a piano notaro in via Pitagora a gela. Ti chiedo subito, Ina, sì. da quanto tempo dirigi la scuola? Due anni. Due anni, in questi due anni hai fatto tutto o c'è da fare ancora tanto? No, c'è sempre da fare, da fare tanto, però è una scuola che offre tante opportunità, tanti stimoli. Eh, io ho sei indirizzi, quindi eh, cerchiamo di potenziarli tutti. E il mio desiderio è che ci siano delle eccellenze in tutti i corsi, laddove io per eccellenza intendo il sostenere tutti dare opportunità a tutti, consentire ai, ai talenti di ciascuno di, di emergere. Noi per esempio con questo progetto della, della robotica quest'anno abbiamo eh, deciso di coinvolgere studenti dal primo, anno, dal primo al quinto anno di due indirizzi, informatica ed, ed elettronica e questo è stato un, un successo perché abbiamo potuto verificare che anche studenti che in classe, cioè nella la fase dell'apprendimento diciamo, teorico, non sono eccellenti, poi invece nella fase laboratoriale, nella fase di, di costruzione, sono, sono straordinari. Sono, penso che sia un po' eh, la caratteristica degli studenti che si iscrivono in un istituto tecnico. Ma poi comunque. queste eccellenze riescono a rimanere a gelo o purtroppo vanno via? Alcuni devo dire eh, rimangono, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto eh, uno studente di, di meccanica che eh, insomma, è stato promosso agli esami col massimo dei voti ed è stato assunto poi da, da un'azienda gelese, quindi questo è un successo. Altri vanno all'università, vanno al Politecnico e quindi è difficile che ritornino. E non è facile tenerli a Gela, considerato che canto, purtroppo non c'è sì. l'occupazione latita in città. A Troppo. proposito di occupazione, come vivono i tuoi studenti la crisi occupazionale che si registra a Gela? Perché è chiaro che fanno parte di famiglie in cui il padre possibilmente sì. lavorava allo stabilimento. Eh sì, purtroppo anche io sono stata costretta a rilasciare dei nulla osta per studenti no. le cui famiglie si sono trasferite al, al nord perché è, è difficile. Devo dire io eh, ci ho provato a cercare di convincere gli studenti Studenti fermarsi magari con con i nonni, con con i parenti, però d'altro canto non mi sono sentita nemmeno di insistere più di tanto, perché è giusto che i figli stiano insieme ai genitori, però è un problema che esiste. E come penso lo vedete che... voi a scuola questo problema? Eh, certo, bene non lo possiamo vivere, cerchiamo di, di arginarlo. Per esempio, voglio dire, noi con l'alternanza scuola-lavoro cerchiamo di dare del, degli strumenti a questi studenti perché un domani possano trovare eh, lavoro nel, nel nostro contesto. A questo proposito, abbiamo avuto devo dire, un ottimo riscontro da parte di diverse aziende eh, del, del territorio. Devo dire che eh, in questo momento abbiamo in corso un progetto con una ditta di, di meccanica. I ragazzi stanno frequentando, sono sei ragazzi che stanno frequentando un percorso di alternanza scuola lavoro che è di approfondimento. Alla fine di questo percorso, due di loro saranno scelti per essere verosimilmente assunti. Quindi noi ci stiamo provando. Ma è più corretto dire ITIS, dunque Istituto Tecnico Industriale, oppure come si Gela, il chimico? <ride> allora, io sono una perfezionista, eh. quindi io dico istituto tecnico, settore tecnologico, però mi rendo conto che per affezione il chimico è bellissimo. Eh, ma sono più i maschi che frequentano l'ITIS o ci sono anche le eh ragazze? Sì, anche lì eh, ci stiamo lavorando, però per un fatto credo vocazionale o forse per un fatto di, di pregiudizio di, di alcune famiglie sono molti i maschi. Però devo dire che le ragazze che abbiamo sono molto eh, determinate. Io per esempio quest'anno ne ho una in primo anno in elettronica. I genitori l'anno scorso cercavano di eh, insomma, indirizzarla verso, verso la chimica, lei invece è straordinaria, determinata, vuole andare lì. L'abbiamo mandata alle Olimpiadi mh, a Roma e lei è contentissima, è la sua strada. E quindi mh, mh, ci vogliono ragazze che sanno quello che vogliono. Perfetto. Quali sono gli indirizzi, li ricordiamo? Sì, abbiamo eh, chimica e materiali, elettronica ed elettrotecnica, eh, informatica e telecomunicazioni, eh, meccanica e poi abbiamo l'ultimo nato che è l'agrario. Perché hai pensato da piccola di fare l'insegnante? Non ho mai pensato di fare l'insegnante. Eh no. Io sono arrivata per caso all'insegnamento. All'inizio non mi piaceva assolutamente, non vedevo l'ora di, di cambiare lavoro, invece poi negli anni... Io sono entrata di ruolo eh, intorno al 94-95, siamo in un periodo in cui veniamo traghettati verso l'autonomia della scuola e quindi lì eh, anche, ehm, viene dato spazio ad altre professionalità, ad altre competenze nel, nella scuola e quindi lì, e ho, ho imparato a fare l'insegnante ma a dare un contributo anche nell'aspetto diciamo, nell organizzativo del, della scuola quindi lì mi sono appassionata e lì diciamo alla fine degli anni 90 ho deciso che volevo fare il dirigente scolastico però non era il tuo no, primo obiettivo no. No, no 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 anche perché vengo da una famiglia di insegnanti quindi assolutamente eh. l'insegnante non era proprio e cosa ti sarebbe piaciuto fare? Beh, io sono laureata in giurisprudenza e ho un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato però non, non sono arrivata ad diciamo, di iscrivermi all'albo perché arriva poi questa immissione. in ruolo, e quando si è giovani, eh, a quell'età eh, si preferisce insomma, lo stipendio sicuro piuttosto che inseguire le ambizioni, oppure non lo so, forse ho sbagliato io. Comunque sono contenta di aver fatto questa le poste scelta. Sì, dare sì, <ride> sì, sì, l'ardua sì. sentenza. E il rapporto con i docenti? Ah, sì, è un ottimo rapporto, perché, perché io. Non ho ancora dimenticato di essere stata docente. E quindi, almeno quella che è la mia percezione, io cerco sempre di, di ascoltare, di, di venire incontro, di, di condividere, di confrontarmi con loro. E ritengo che eh, il miglioramento che senz'altro c'è stato in questa scuola nel corso degli ultimi due anni sia eh, dovuto a questo rapporto eh, di dialogo eh, continuo. Io ho una lunga gavetta da collaboratore vicario nel, eh. nella scuola primaria, questo sì, però la mia prima dirigenza il Morselli, ne sono contentissima anche perché è stato un passaggio straordinario da, dalla scuola primaria alla secondaria che io conoscevo solo per aver studiato sui sì. libri. È comunque è stata un'esperienza molto emozionante, gratificante, eh, che mi emoziona tutti i giorni forse perché appunto mh, è diversa da quella mia pregressa e quindi mi consente di crescere insieme a loro. Io ogni giorno mi torno a casa contenta perché ho imparato un'altra cosa. Perfetto. Ma ci sono anche dei giorni in cui arrivi a casa scontenta di quello che è accaduto? Eh, a volte capita, eh, eh, sì, eh? purtroppo sì, a volte sì. Perché ci sono dei piccoli incidenti, oppure perché non funziona la caldaia, oppure perché è finita l'acqua, oppure perché strumentalmente magari qualche ragazzino lascia aperti i rubinetti. Insomma, capita, capita un infortunio in palestra. Succede, Epita. succede. Capita. Parlavamo anzi del rapporto fra i e docenti e il rapporto fra il dirigente scolastico e gli studenti. Bellissimo, li ho smontati appena sono arrivata l'anno scorso perché loro sono arrivati in presidenza, parlo ovviamente dei, dei rappresentanti di istituto, con le dita negli occhi, eh, indicandomi una serie di inadempienze in ordine alle quali io sorridendo eh, dissi... Eh, sì, per questo ho già telefonato alla provincia, per questo sì ho parlato col professore X, sì, per l'altro sì sì, già gliel'ho detto al DSGA e quindi loro se ne sono andati con la coda tra le gambe e da lì nacque un rapporto fantastico che ancora oggi continua e che per me è fondamentale. Io uh, so, sono contentissima quando loro vengono a bussare alla mia porta, mi dicono il problema, eh, arriviamo a, a transigere se è necessario oppure se io devo dire no, lo dico, ma loro sanno perché diciamo, la, la cosa alla quale io tengo è il loro bene, non vorrei mai una cosa che fosse diciamo, <ride> spudoratamente desiderata a fare male, e quindi magari anche loro qualche volta ci restano male, però devo dire che in linea di massima è un rapporto costruttivo, perché, mh, perché riusciamo a fare anche grazie a loro dei passi avanti, alcuni di loro per esempio del, dell'ultimo anno ultimamente eh, mi hanno chiesto, di avere un contatto con, con l'Università di, di Catania e quindi lì per lì io naturalmente ho detto sempre sì, ma non avevo idea eh, di, di come com fare. Poi invece ho parlato con i docenti del, della mia scuola, c'erano alcuni che avevano dei, dei contatti e quindi abbiamo già stabilito questo rapporto con, con l'Università di, di Catania. Abbiamo avuto un incontro con i m, docenti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Catania ci hanno eh, un po' illustrato quali sono i loro obiettivi che è una, una cosa importante cioè nel senso che loro non vogliono che, semplicemente che noi li prepariamo a passare i test di ammissione vogliono che costruiamo insieme un percorso di continuità e di condivisione metodologica quindi in quest'anno, visto che abbiamo iniziato tardi, eh, diciamo, il contributo che noi potremo dare ai nostri studenti sarà limitato, ma eh, da ottobre sarà un intervento strutturale. C'è mai stato in questi due anni un, un episodio nel quale hai pensato chi me l'ha fatto fare di dirigere una scuola? No, perché mi piace troppo. E, e, trovo quando sorge il problema. Riesco a trovare già non la soluzione, però penso posso fare questo, posso fare quest'altro. No, non, non mi sono mai pentito. Lo vuoi affrontare il problema? Sì, assolutamente, no? certo. Perché so che tutto si può risolvere, questo comunque è una cosa che mh, ciascuno di noi matura Perfetto. ad una certa età, no? andando arriva al caffè, addolciamo la nostra Grazie. chiacchierata che già è dolce, poi ce la porta anche la nostra amica Alessia. Grazie. Bevi caffè, no? no. Non no, bevi no, caffè? No, bevo caffè. Ok, allora oggi ne bevo due io. <ride> sì. Va bene. E, e allora la colazione come la fai la mattina? Sono una teinomane. Ah, sì, solo sì, te? Solo te. Ma anche a scuola? Anche a scuola, sì. E se qualcuno a scuola volesse offrirti un caffè? Diciamo che lo avrò accettato un paio di volte, mm. <ride> per gentilezza, però è un gusto che non gradisco. E invece qual è il tuo piatto preferito? Penso la pasta allo scoglio. Sì, ma riesci a farla? No, assolutamente. assolutamente. Ma non sei <ride> no, brava? No, non ci provo. Sono pigra. Sì, sì, sono e chi pasta... cucina a casa? Eh vabbè, io. Eh. Però ho piatti semplici Piatti ovviamente. molto semplici, tipo due uova, no? No, no, ma posso, no. posso arrivare anche, anche al minestrone, ah, minestrone, voglio dire, pasta con piselli. Al minestrone sì. ci arriviamo. Ma la ricreazione a scuola ha sempre una durata oppure quei ragazzi vanno via e non li trovi più? No, assolutamente un quarto d'ora. Eh. Certo, c'è qualcuno che magari ha la fidanzata al liceo scientifico e quindi 5 minuti. Giusto, giusto. <ride> perché poi si travestono da desaparecito, eh? vanno sì. via, non li trovi più, è vero? <ride> no, a questo punto non ci arriviamo, anche perché da quando abbiamo il registro elettronico abbiamo il contatto via sms immediato con i genitori e quindi all'inizio qualcuno ci provava, ora non ci prova più perché... Immediatamente poi il genitore giusto. chiama. Quindi... Dunque vede il Badge, no? Per entrare? No, gli studenti noi, i docenti sì. Ancora eh. dobbiamo migliorarci da questo punto di vista. Sì. sì. Vabbè, è importante per il Badge. Certo. Eh? Sì, eh, diciamo che si alleggerisce un po' il lavoro dei, dei docenti e si ha la certezza di chi è dentro e chi è fuori. anche perché se parliamo di elettronica, voglio dire, sarebbe sì, poi la ciliegina sì. sulla torta, giusto? Ci stiamo attrezzando. Ci state attrezzando. E invece cosa ti sarebbe piaciuto fare in questi due anni e che al momento attuale ancora non hai fatto? <ride> Io vorrei che tutti, e dico tutti, eh, tutti i corsi avessero... Ehm, eh, allora, partiamo dalle Olimpiadi di, di robotica, eh, sono, coinvolgono l'informatica e la... Mh, e l'elettronica. Abbiamo un altro gruppo che ha fatto un altro concorso che si chiama un progetto di classe, eh, l'elettrotecnica, sono arrivati i primi su scala nazionale, quindi eh, dei, dei lavori di gruppo che portano quindi al successo di, di un corso, di, di una classe. E nel, negli altri corsi invece non, non siamo riusciti a trovare a livello nazionale delle, delle gare di gruppo, per esempio sia la chimica che la meccanica fanno la gara di chimica la gara di meccanica, però non sono gare di gruppo, sono gare singole in cui va un non solo studente, quindi io vorrei trovare invece delle eh, occasioni, dei, dei concorsi in cui potesse partecipare l'intera classe, perché ho potuto vedere eh, nel, nel concorso del, dell'elettrotecnica in cui è stata coinvolta l'intera classe che il, il docente era capace di assegnare a ciascuno studente secondo le sue capacità e le sue competenze, però tutti si sentivano importanti, tutti hanno contribuito al risultato comune, quindi vorrei questo. Ci arriverete, giusto? Piano. piano. Ma i ragazzi poi si cimentano anche nella costruzione di apparati. Sì, eh? Certo, eh. certo. Ma quello è l'apparato che quando l'hai visto, hai detto no, non è possibile, che si arrivi a tanto. Ah sì, l'ultimo, eh, questo di cui parlavo dei ragazzi dell'elettrotecnica, che hanno ehm, realizzato un, un plastico che rappresenta, quindi riproduce un parco giochi e quindi era una cosa immensa, e poi loro mi facevano vedere le luci del palco, le luci del vialetto, le luci della stazione, ed erano contenti, quindi molto coinvolgente. È bello, ma quando per caso a scuola non funziona la lampadina, chiamate l'elettricista, poi ci no, pensano No, Non c'è bisogno. <ride> ci pensano loro, <ride> ci vero? Ci pensano loro. Ok, va bene, allora il caffè non lo prendi, ti faremo portare il tè, noi intanto ci fermiamo, lì nell'argia per la pubblicità. Ed eccoci con 10 domande 10. E allora, dopo aver visto la pubblicità, eh, siamo ritornati con Ina Ciotta, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale eh, Morselli di Gela, noi comunemente lo chiamiamo il chimico. E il nostro ospite nel 2000 ha conseguito anche il diploma di laurea in giornalismo. Perché anche questa passione? Penso che sia nata dal, dal fatto che eh, i miei insegnanti alla scuola superiore lodavano le mie abilità, la mia capacità di, di scrivere, di, di sintetizzare. E quindi nel, diciamo, nel periodo successivo alla mia laurea principale, quando ho iniziato a lavorare, all'epoca avevo anche un po' di tempo libero, mi sono cimentata in, in questa cosa. E poi siccome mi piace comunque finire le cose che inizio, ho comunque conseguito il titolo, anche se poi non l'ho speso diciamo, sotto il profilo professionale. Ma leggi quotidianamente? Diciamo che da quando sono dirigente è diventato difficile fare tutto. Comunque la mattina sì, il giornale online lo leggo e, e la sera magari mi concedo due pagine di romanzo ah, per sì. conciliare il sonno, sì. Però come quotidiani cartacei? No, non ce l'ho il tempo, preferisco l'online che un, nel, nel momento diciamo un po' dove c'è un momento buco nella, nella giornata uno si, insomma, si collega e è un po'... Evita di restare fuori dal mondo ecco. e quando leggi qualcosa che non ti garba, cosa succede? Che riguarda anche la tua scuola, eh? No. La mia scuola non si tocca, non si tocca. La mia non si tocca. Eh, fino ad ora per fortuna non si è verificato che fosse scritto qualcosa di, di sbagliato in relazione alla, alla scuola, comunque mi dispiacerebbe molto se, se questo avvenisse, anche perché noi ci impegniamo veramente eh, moltissimo tutti, dalla, dal dirigente, il, il personale docente, il personale di segreteria, i collaboratori scolastici, tutti cerchiamo di, di coordinarci perché tutto funzioni bene, perché non ci siano sbavature, nessuno si faccia male. Insomma, quindi sarebbe veramente sgradevole se dovessimo. Ci sono stati casi in tutta sincerità di sì. bullismo nella loro scuola? Qualche cosa sì, temo che sia ehm, collegato all'avvento delle nuove tecnologie, alla eh, mancanza di strutture familiari al fatto che secondo me, almeno per quella che è la mia esperienza, alcuni studenti pensano che stanno scherzando col compagno e non si rendono conto del disagio invece nel quale il compagno si trova. E comunque devo dire che anche lì il, il fatto di essere riuscita a instaurare un rap rapporto dialogico continuo con i miei studenti mi ha consentito di intervenire tempestivamente e quindi. Penso almeno fino ad ora di essere anche riuscito a risolvere. E invece, ragazzi, gli studenti, i due studenti cosa pensano della scuola che frequentano e quali migliorie vorrebbero apportare? Ma devo dire che abbiamo fatto ultimamente un sondaggio sul gradimento da parte del, degli studenti del, in relazione alle nostre modalità organizzative, all'offerta formativa. E devo dire che il 50% ha risposto che era molto d'accordo con l'attuale la, diciamo, organizzazione e un altro 20% d'accordo, quindi penso che ci sia eh, diciamo, poco da, da rimodulare, e, ma penso che questo sia anche il frutto del fatto che noi quest'anno come corpo docente ci siamo impegnati nella innovazione didattica. Abbiamo cercato di eh, mettere in atto delle metodologie che fossero più vicine agli studenti, più vicine alle eh, tecnologie che loro mh, eh, adoperano e abbiamo cercato di allontanarci dal modo tradizionale di, mh, di fare scuola. I, tutti i miei docenti quest'anno si sono diciamo, messi in contatto con una piattaforma, cioè ogni classe ha la sua piattaforma Edmodo che serve per condividere um, strumenti, perplessità, uno strumento di confronto tra studenti e con, e con i docenti. E Secondo me, questa cosa ha funzionato e quindi cercheremo di implementare. Ma oltre ai problemi quotidiani, che sì. non si registrano soltanto in modo scuola, in tanti ambiti. Sì. Gli studenti dell'autoscuola raccontano tu personalmente anche qualche disagio familiare? Sì, devo dire sì, non tantissimi, però alcuni sì, anche perché si rischia, no, non conoscendo il disagio familiare, di fare dei danni. E a me è capitato quest'anno, me ne faccio un cruccio, anche se ho riparato subito, perché c'era uno studente che arrivava. Puntualmente in, in ritardo e quindi siccome è mia abitudine sostare almeno un quarto d'ora al mattino nel, nell'ingresso l'ho rimproverato una volta, due volte, tre volte e poi ho saputo che il ragazzo eh, accudiva il padre che era ricoverato in ospedale durante la notte e quindi lì insomma. Eh, sono tornata sui miei passi. Ho chiamato il ragazzo. Gli ho detto che saremmo stati eh, ben disponibili ad, ad aiutarlo anche perché mh, mentre il padre era ricoverato, il ragazzo si occupava anche dell'attività commerciale della, della famiglia. Quindi, un ritardo giustificato: assolutamente. Ma invece, organizzate qualche gita con gli studenti? Sì, siamo dei campioni. Infatti, il mio DSGA penso che mi butterà fuori qualche giorno. <ride> sì. Vabbè, a parte la classica uh, visita di istruzione del, del quinto anno sul quale, sulla quale eh, sorvolo perché è un fatto comune, eh, da quando sono io in questa, in questa scuola abbiamo istituito un progetto che si chiama Io Valgo. Il progetto consiste, è un concorso all'interno del, della scuola che va a premiare i 50 studenti migliori del primo biennio e i 50 studenti migliori del secondo biennio. Il premio è, è un viaggio. Quest'anno abbiamo mandato gli studenti migliori del, del biennio nella Val di Noto e gli studenti migliori del secondo biennio alle isole Olie e questo mh, ci ha consentito di acquisire il consenso degli studenti ma devo dire anche quello dei, dei genitori. Voi in più occasioni avete organizzato all'interno della scuola convegni e seminari dedicati sì. anche alla legalità. Qual è il concetto di legalità che hanno i tuoi studenti? penso quello che cerchiamo di inculcargli, cioè il, ris il rispetto delle regole. Le regole servono a far star bene noi e a far star bene tutta la comunità. Questo è quello che noi cerchiamo di... Far maturare loro, anche perché noi vogliamo che loro siano dei cittadini, domani dei cittadini eh, attivi che possano eh, fornire il loro contributo, che possano essere risorsa per, per la collettività. Quindi, questo senso del rispetto delle regole lo devono maturare e lo devono acquisire. Quotidianamente. E qualche scherzo invece con i genitori di qualche alunno, di qualche studente c'è stato? Devo dire la verità, no. Mai. No, perché io li mando a chiamare i genitori e a volte ce l'ho il timore che possano venirmi a dire ma mio figlio invece fino ad ora devo dire sono venuti e mi hanno detto presidente ha ragione, mio figlio ha sbagliato. Eh, bello. Sì, sì. Non succede spesso, eh? No, non succede spesso, però succede. Eh, vero. E invece parliamo di te, come se un argomento tabù? Assolutamente. No, no, la mattina la sveglia che ora suona? Le 6 e mezzo. Beh, ma ti alzi alle sei e mezzo o ti alzi dopo? Alle 6.35 <ride> <ride> mi concedo questi sì, 5 Cinque minuti. 5 minuti. 5 sì. minuti. E dunque, colazione a casa o al bar? No, no, colazione a casa, perché io perdo almeno mezz'ora a fare ah, colazione. Sì? Mi piace la colazione da bradipo, sì. Ah, bene, bene, bene. E invece, la sera, a che ora ritorni a casa? Beh, dipende, dipende. Eh, no normalmente insomma, verso le sei e mezzo, le 7, ma può capitare anche di arrivare alle 8, dipende se ci sono scrutini, collegio dei docenti, consiglio. E invece qualche passeggiata a Gela? Eh, passeggiata a volte sul lungomare, magari la domenica. Mm. E invece parlando proprio di Gela, sì. secondo te cosa dovrebbe fare l'amministrazione comunale, parlo anche di politica, ma eh? parliamo di noi se vogliamo, sì. Per far diventare ancora più bella la nostra città, perché la nostra città è bella, però è poco valorizzata. Beh, ci sono dei servizi che secondo me, penso oggettivamente, siano, siano carenti: la, la pulizia, l'acqua, insomma, penso dei luoghi comuni. Solo che dopo vent'anni, io quando sono arrivata a Gela, 20, più di vent'anni fa, mi, mi sentivo al terzo mondo quando mi dicevano che mancava l'acqua. Ora dopo vent'anni continua a mancare l'acqua. Io la vivo come una tragedia eh. questa. Tu arrivi da Campobello di Vicata sì. giusto? È la differenza che hai notato da un piccolo paesino Campobello sì. con quello nostro. No, non riesco a fare questa differenza perché ho vissuto pochissimo al mio paese da, da piccola, perché poi ho studiato fuori, università a Palermo, quindi non, non riesco. Però mi piace Gela perché ritengo che sia una città a misura d'uomo, nel senso che non ci sono i limiti eh, e la mancanza appunto di, di, di servizi del, del piccolo paese e d'altro canto non c'è in certi momenti, in certe situazioni il caos eh, metropolitano. Ecco. Sportiva, parla di sport? No, assolutamente, io eh, sono pigra quindi non per me la passeggiata già è già eh. uno sport intenso. Anche a giocare a scacchi è lo sport? Sì. Giusto? Eh, sì. <ride> no, no, non so giocare a scacchi. Ma non segui lo sport assolutamente in no, tv? No, 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 no. no. Mi limito appunto al massimo a una passeggiata. Magari passeggiare anche d'estate sulla spiaggia mi piace molto. Ma ti piace più il mare o la montagna? No, il mare, assolutamente. E per quale motivo? Mi dà un senso di libertà il mare? Sì. Anche se la montagna è pure bella in determinate occasioni, però il mare mi, mi rilassa tantissimo, mi consente di, di dimenticare tutti i pensieri, le preoccupazioni. Cattolica praticante, va in chiesa? Sono cattolica, però ho un senso della religiosità molto intimo. Se nella tua scuola qualche insegnante dovesse togliere il crocifisso dall'aula, cosa faresti? Ma è una formazione comunque. Ecco, eh, bisogna trovare un equilibrio tra l'essere nella propria vita privata, ehm, avere un, un credo, abbracciare un credo religioso e poi trovarsi a dirigere un'istituzione un pubblica. La, la scuola da, da Costituzione è laica, quindi vorrei eh, che si accertasse... Se in quella classe ci sono degli studenti, tutti credenti, e allora vorrei che il, il crocifisso rimanesse. Se ci fossero degli studenti che professano un altro credo religioso, penso che condividerei la scelta. Il regalo più bello che hai ricevuto. Io amo moltissimo i fiori, quindi chi mi regala i fiori mi fa un regalo molto gradito. Però non lo diciamo pubblicamente perché può anche darsi che qualche <ride> studente che non vada bene a scuola domani ti regali un mazzo di non fiori vero. e il voto possa cambiare, no? No, no. Ma il non. voto non cambia. No, no, no. Eh. Non mi faccio corrompere così facilmente. <ride> e invece il regalo che ti ha sorpreso in assoluto, che non ti aspettavi che qualcuno ti facesse, Lo devono ancora fare, capisco. Sì, non, non lo so, no, non mi viene in mente nulla. Ci sono stati invece regali che poi, sì, ok, è bello, carino, poi messo nel dimenticatoio? Vabbè, capita, magari non tutti riescono ad indovinare i nostri gusti, però è sempre apprezzabile il pensiero. E poi anche a scuola, da due anni a questa parte, sì. alla fine dell'anno scolastico, gli studenti ti omaggiano di qualcosa? No. Eh, non mi hanno mangiato di niente ora, fino ad ora, quindi siamo da, a posto. Da oggi l'hanno <ride> capito che bisogna mangiare la preside, sì. anche un mazzo di fiori. Anche un mazzo di fiori. Perfetto, ma c'è un fiore in particolare che ti piace? No, mi piacciono molti i fiori di campo, le orchidee, sì. comunque mi piace, piace l'idea di, di avere dei fiori vicino a me, infatti in presidenza io ce ne ho sempre dei fiori perché guardarli mi, mi rasserena, mi dà gioia, mi piace. Allora io lancio un <ride> Rivolto agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Morselli di Gela, sia coloro i quali frequentano il primo che l'ultimo anno. La preside Ciotta potrebbe, anzi, vorrebbe ricevere, un mazzo di fiori. Noi oggi <ride> l'appello pubblico l'abbiamo lanciato. Ora Ti sono farò sicuro che la tua stanza sarà colma di fiori. E poi mi chiamerai e mi dirai, era meglio Grazie. che non lo dicevamo. Invece abbiamo parlato, non abbiamo parlato di politica. Sì. Così, un altro aspetto tabù? Um, sì, non. Segui la politica? Oh, sì, ovviamente. Sei schierata politicamente? Ho una mia idea, ma non sono schierata. Non sei schierata. Cosa ne pensi della buona scuola? Perché si parla oramai di buona scuola, è realmente una buona scuola? Diciamo che eh, ci sono state date teoricamente delle, delle opportunità che non sempre nel, nella pratica si sono, si sono rivelate tali, però auspico che nel, eh, diciamo nel, nel prosieguo la, la macchina possa funzionare meglio. Per esempio nel, eh, uno degli elementi diciamo, di forza della, della buona scuola sono gli studenti che ci sono stati assegnati per, per il potenziamento, solo che a fronte di mh, richieste determinate, di determinate classi di concorso che avrebbero potuto mh, agevolare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta dell formativa, magari ci sono stati assegnati docenti di altre classi di concorso non richieste eh, da noi. Però, Ripeto, io sono stata fortunata perché, comunque, docenti eh, che, che non avevo richiesto e che teoricamente non mi, non mi servivano si sono invece eh, messi a disposizione della, della scuola e quindi abbiamo potuto utilizzare le loro competenze per sostenere comunque dei percorsi che ci stavano a cuore. Quindi, auspico che nel, nel prosieguo magari gli organi competenti valutino le, le nostre richieste. Poc'anzi abbiamo parlato di bullismo, hai sì. detto pubblicamente sì. che ci sono stati anche dei casi a scuola che avete però fronteggiato e arginato, sì. ma sono stati, e ci sono anche dei casi in autoscuola di ragazzi a rischio? No, noi no, teniamo sotto controllo il problema della dispersione, immagino ti riferisca a questo. A quello. No. Anche perché anche lì abbiamo una, una rete, abbiamo un, un gruppo di, di docenti che si occupa di monitorare la, la frequenza degli studenti e quindi si interviene subito. Devo dire l'anno scorso abbiamo avuto un caso un po' più pesante: nel senso, di, un, di uno studente che si è sentato per 25-30 giorni, abbiamo chiamato i genitori. Il problema era connesso al fatto. Che lo studente voleva frequentare un'altra scuola e i genitori si erano incaponiti che dovesse frequentare questa scuola a quel punto io, sono stata io a dargli il nulla osta perché è giusto che ognuno segua la propria strada non avete mai riscontrato, non avete mai riscontrato in questi due anni la presenza del mafiosetto di turno a scuola, no? No, no, assolutamente no. No, no perché in altre scuole succede purtroppo, eh? Sì, però, ripeto, non almeno non, non me ne è arrivata notizia e ritengo che l'avrei saputo se ci fosse okay. stato. Intanto arriva l'aperitivo. Ah, ci voleva. Grazie ancora una volta ad Alessia, Grazie. che è la nostra amica. L'aperitivo ok, no? Certo. Perché poc'anzi... I telespettatori non lo sanno, però durante la pausa il nostro ospite ha sorseggiato il tè, giusto? Era buono? Buonissimo. Dobbiamo dire che è buono, altrimenti... No, no, ma lo era davvero. Va bene, va bene. E invece abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di regale, sì. abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di politica. Affrontiamo un altro tema. Sì. Sentimentalmente? Non era in programma questa domanda. Un altro aspetto tabù. Un altro aspetto, un altro aspetto, tabù. aspetto tabù. Non lo affrontiamo. Non lo affrontiamo. Non lo affrontiamo. Non e invece parlavamo anche di letture, di romanzi, parliamo sì. invece di tv. Cosa ti piace sì. guardare in tv? Se hai la possibilità di accendere la tv e di guardare un programma, un film? Sì. Allora, l'unica cosa che io uh, vedo è um, qualche programma di informazione la, la sera, perché poi durante la giornata mi è impossibile, eh, non ce l'ho per abitudine devo dire, ma ora uh, con questo lavoro è, è impraticabile. Quindi solo questo. Però non c'è proprio un, un programma televisivo che ti, ti prende la sera al fine di vederlo? No, perché se devo scegliere, a volte devo scegliere tra un libro e un film, quindi scelgo un libro. Vabbè. Invece, cinema, vai al cinema qualche sì, volta? Sì, sì. 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 L'attore preferito? Il mio attore preferito? No, non ce l'ho. Mi piacciono, mi piacciono le storie, mi piace impossessarmi delle storie. E trare, magari fare delle analogie con la mia vita e, e trarne a volte anche degli insegnamenti o fare delle valutazioni. E invece quando ti riguardi in tv, perché più volte anche da noi sei stata intervistata, sì. ti critichi? Sei sì. autocritica? Tantissimo. Sì? Sì, sì, sì. Sono dire... pessima io sì? proprio. Sì, sì, sì. sono molto, molto pignola, quindi mi faccio a pezzi da sola. Mm. Dalla serie, se potessi tornare indietro non lo direi o non lo farei? Potevo dire altre cose, mi sono dimenticata di dire, potevo chiamare il professore Tizio, sarebbe stato più chiaro di me. sì. Però è vero che nei, in televisione ci sono dei tempi tassativi, dunque certo. in pochi minuti bisogna dire. Sì, tutto. a volte eh, devo dire che magari la, la domanda del, del giornalista, dell'intervistatore non è eh, tra quelle programmate, quindi ci può essere anche questa difficoltà. E qui oggi non abbiamo programmato nulla, eh? No, no, assolutamente. È Però a, è andata bene. Piglie sciolte, come si sì, vuol dire. Perché forse c'erano i tempi lenti che ci vero, hanno vero. agevolato. Va bene, allora, Ina, è arrivato l'aperitivo. A me piace bere e mangiare. Dunque sì. dobbiamo fermarci un attimo. Ok? okay. Ci fermiamo lì la regia per la pubblicità. E allora, siamo ritornati, abbiamo gli ultimi 5-6 minuti in compagnia del nostro ospite. Intanto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Mi auguro che sia stata bene con noi. Eh? Assolutamente sì. Eri all'inizio. All'inizio eh? sì. E che domande mi farà? <ride> ah, eh, succede, ma anche a scuola è così. Quando certo. un ragazzo viene interrogato, e ora che succede? Tre e ora ore. cosa <ride> mi dirà? Cosa mi chiederà? Vabbè, succede. Abbiamo fatto anche noi le scuole. Sì. Azioni migliorative per la scuola ne avete in cantiere? Sì, certo. Um, due anni fa tutte le scuole italiane sono state chiamate ad elaborare un rapporto di autovalutazione. Che consentisse appunto di mettere in evidenza i punti di debolezza, i punti di forza del, delle scuole, quindi già dall'anno scorso, da quando sono arrivata, avvalendomi della, della collaborazione dei docenti che si erano occupati di elaborare questo, questo documento, abbiamo un po' pianificato delle, delle azioni che consentissero di migliorare la didattica e quindi i, i risultati del, degli studenti, ed in particolare abbiamo intensificato i nostri i corsi di, di recupero sia nel diciamo, periodo scolastico sia poi nel periodo estivo eh, nel caso di eh, alunni con, eh, con voto eh, sospeso eh, cercando ripeto di utilizzare delle metodologie che fossero più mh, vicine alle modalità di apprendimento del, mh, degli studenti eh, abbiamo eh, cercato di, anche durante l'anno di mh, avvalerci di, di strumenti che ci consentissero di verificare il regolare e anche conforme andamento della, mh, delle programmazioni didattiche, prevedendo e calendarizzando delle prove comuni nelle materie in, in lingua italiana, ovviamente inglese ehm, e matematica. Poi, ehm, diciamo, tra le azioni di miglioramento abbiamo cercato di mh, instaurare dei rapporti con, eh, con le scuole medie. Per favorire l'orientamento. Devo dire che ho trovato grande disponibilità da parte del, delle mie colleghe. Abbiamo realizzato del, degli incontri formativi facendo venire gli studenti della scuola media nella nostra scuola, facendo visitare i laboratori. E ci sono stati degli studenti che hanno aderito anche ai corsi pomeridiani che noi abbiamo fatto e quindi abbiamo avuto delle, delle occasioni di incontro dai nostri studenti con questi ragazzini di, di terza media perché è giusto che vedano quello che si fa in questo tipo di scuola e devo dire che questo è stato, è stato un successo e cercheremo eh, naturalmente l'anno prossimo di, di organizzarci meglio anche nella, nella gestione del tempo. Un altro dei, dei nostri obiettivi eh, è stato quello di eh, cercare di coinvolgere le, le famiglie nella, nella programmazione del, dell'offerta formativa e quindi eh, in occasione delle riunioni dei, dei consigli di classe è stata premura mia e dei, dei docenti cercare di, di coinvolgerli, di sapere quello che i, i genitori si aspettano. Da noi. Adesso in questi giorni somministreremo anche ai genitori il questionario di gradimento e verremo se in qualche modo siamo riusciti a soddisfare le loro aspettative. Spero che vada tutto bene. Speriamo. Invece riparliamo un attimo di te, se tu fossi un animale, che animale saresti? Una giraffa. Una giraffa? Certo. Cioè, perché? È così. È perché visto che io sono piccolina, <ride> da giraffa auspicherei <ride> a vedere più lontano. E invece in quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere? E eh. perché? Vabbè, penso in quella nella quale vivo, perché a volte mi capita di pensare al, al passato, appunto alle varie epoche storiche, e le uniche cose che mi vengono in mente sono i disagi che le donne dovevano patire in quei, in quei periodi. Quindi sono ben contenta di essere nata in questo periodo. Qualche giorno dietro, il 23 maggio, eh, abbiamo ricordato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e sì. gli agenti scorta sì. Nell'ambito del 25ennale sì. sì. dell'eccidio di Capaci. Cosa ricordi anche di quel periodo e di quel giorno funesto per tutti? Eh, per me è un giorno indimenticabile, perché io ho eh, partecipato in quei giorni al concorso di magistratura a Roma e ho consegnato il mio compito nelle mani della dottoressa Morvillo. Quindi ah. ho detto tutto. Poi quando eh, ero nel viaggio di ritorno. Eh, ero tornata in Bullman, mi sono fermata a Catania e vedevo nell'aria, su buio, non riuscivo a capire cosa fosse successo e quindi sono andata a comprare il giornale e ho visto quelle immagini che tutti ricordiamo. Una tragedia. Assolutamente. Ma come si fa secondo te a combattere la mafia? Si inizia uh, dalla scuola. Dobbiamo, uh, dobbiamo insegnargli a, a conquistare le, le cose con, con, i loro, eh, con i loro meriti, con le loro capacità e con il rispetto delle, delle regole. Questo dobbiamo fare. Va bene, abbiamo concluso, ce l'abbiamo fatta, un interrogatorio oggi, no? Tutto sommato è andata bene. Va bene, dove sei stato ieri, a che ora, questo non l'abbiamo no, detto. Dai, non me lo detto. ricordo quindi. Va bene, grazie per aver citato il nostro invito. Grazie a voi. E le più belle fortune a grazie. te e a tutta la scuola grazie mille. però uh, comunicaci se poi qualcuno dei ragazzi dovesse <ride> inondare la tua stanza di fiori va, va bene Sarà okay. mia cura. va bene un fiore dedicalo anche a noi lo accettiamo okay. anche da margherita grazie a Inaciotta nostra ospite noi abbiamo concluso vi ricordo che siamo anche su internet tg10.it sul profilo facebook 10 domande 10 noi ci rivedremo lunedì alle 21 in una replica alla mezzanotte la domenica alle 18 saluto e ringrazio di vero cuore Samuele Renna e Antonio Burgio Grazie e arrivederci.